Arnaldo Franzini, buongiorno. La prima domanda è su cosa lascia la sconfitta in casa contro il Trento? Buongiorno, la sconfitta deve insegnarci, lo sappiamo, abbiamo già analizzato che se non siamo al 100% dentro la partita, al 100% come attenzione, come cattiveria e determinazione, questo campionato puoi perdere contro tutti. Però subito dopo, il giorno dopo, abbiamo cercato subito di parlarne e di ripartire subito perché è giusto così e comunque. Un incidente di percorso, spero che questo sia un incidente di percorso. Veniamo da un periodo buonissimo e con l'equilibrio che regna in questo campionato può succedere. Arriva la Triestina, domani ricordo dolce e amaro della partita andata, visto l'ottima prestazione con vittoria sfumata proprio nei minuti di recupero, un po' di dente avvelenato. Ma sicuramente la partita d'andata ci ha lasciato il segno, secondo me, per quello che è stato poi il continuo del girone d'andata. Perché è forse la migliore prestazione fatta, una delle migliori prestazioni fatte, e come dicevamo fino al 90esimo, perdere così ci ha fatto veramente male e qualche strascico secondo me l'ha lasciato. Adesso proveremo a rifarci domenica. Affronteremo un'altra squadra che si può definire in difficoltà, non sta avendo una continuità di risultati e anch'essa, come il Trento, arriva non con un cambio allenatore nell'immediato della partita, però da poco. Ma sì, adesso affrontiamo secondo me assieme a Vicenza la squadra che come rosa più forte del campionato, le vicissitudini che hanno avuto, chiaramente noi non possiamo saperle fino in fondo, sicuramente ci sono stati dei problemi che hanno portato al cambio di allenatore, che hanno portato a questa posizione, è vero sono terzi in classifica, posizione alta, però sicuramente per quello che erano le aspettative credo, della piazza, con la rosa, con lo staff, eccetera, che sicuramente ci si aspettava di più, però. È una squadra comunque temibile che darà fastidio a tanti, secondo me, anche nei playoff. Non ci sono squalificati in questa partita, ma la lista dei diffidati non è breve, c'è un po' un peso nella testa per questi diffidati. No, i diffidati non penso mai durante né la settimana né la domenica. È chiaro che se riusciamo ad averli scaglionati, quindi magari non più giocatori nello stesso ruolo. O nello stesso reparto, più che altro, sarebbe una bella cosa. Fino adesso è andata così, speriamo di continuare, ma non è un pensiero particolare. Grazie. Grazie a voi.